Buongiorno a tutti, oggi vi presentiamo un laboratorio dal titolo Selfie d'autore. Proviamo a farci un selfie, diverso però da quello che siamo abituati a fare con gli smartphone, un autoritratto che parla il linguaggio dell'arte. Anche questo è un laboratorio che non ha età, l'importante è ci sia sempre l'ingrediente di avere voglia di mettersi in gioco. Non mi resta che augurarvi buona visione. Il ritratto è uno dei più antichi generi pittorici che la storia dell'arte ci abbia tramandato. L'uomo ha sentito la necessità di rappresentarsi visivamente fin dai tempi dei graffiti sulle grotte. Da sempre l'uomo ha avuto un desiderio di affidarsi ad un'immagine per opporsi all'avanzare del tempo e per lasciare una traccia di sé alle generazioni future. Con le avanguardie storiche comincia l'avventura del ritratto che diventa sperimentazione di simboli e di tecniche. Infatti, il ritratto sempre più diventa rappresentazione simbolica, metaforica e concettuale del soggetto rappresentato. Van Gogh, Matisse, Bacon, Picasso, Bay sono solo alcuni artisti che hanno indagato il ritratto attraverso la volontà di far uscire il mondo interiore. Una rappresentazione fatta non solo di occhi, naso e bocca, ma soprattutto di sentimenti, di espressioni, di stati d'animo profondi. Le opere di Enrico Bai sono ritratti raccontati da oggetti di recupero e di impertinenti. Ecco che troviamo stoffe, bottoni, cordoncini, lana, oggetti artificiali recuperati e portati a nuova vita. Il ritratto deve parlare di noi, deve essere il nostro biglietto da visita. Coraggio, proviamo a raccontarci! I materiali che vi servono per realizzare questo laboratorio sono i seguenti: carta e ritagli colorati, ritagli fotografici, carta da lucido, carte fantasia o carte regalo, tessuti e carte texturizzate, stoffe, bottoni, ma anche nastri, CD vecchi, forbici, colla stick, matita, la pistola a caldo e la sagoma della vostra carta d'identità che potete trovare online. Dopo che avete stampato e fissato il vostro supporto, siete invitati a osservarvi non solo fisicamente, ma soprattutto dal punto di vista caratteriale. Come siete? Timidi, solari, allegri, lunatici, ombrosi? Individuate 5-6 aggettivi per raccontarvi. Scrivetelo in un pezzo di carta. Ho scritto le mie caratteristiche. Sono una persona solare e gioiosa, ma a volte anche silenziosa e buia. Vivace e laboriosa, ma attenzione perché sono anche permalosa e pungente. Quando ritengo di essermi descritta in maniera soddisfacente, allora cerco tra i materiali che ho recuperato quello che meglio mi rappresenta. Dimenticate la classica forma con il viso ovale. Dobbiamo far scoprire la parte più profonda di noi. Per rappresentare la gioia e la solarità mi servono delle carte colorate e fantasiose. Magari le avvicino ha delle carte con delle superfici più ruvide e più fredde. Mi aiuto utilizzando superfici in rilievo, cioè superfici che hanno delle texture, delle sensazioni che si possono toccare al tatto. Utilizzo anche delle stoffe. Cerco sempre di trovare la superficie e la decorazione che meglio mi possa rappresentare. Per rappresentarmi al meglio c'è sempre una parte più solare e una parte sempre un pochino più oscura, chiamiamola così. Quando sono a buon punto e ho posizionato tutti gli elementi che compongono il mio ritratto, inizio ad incollare le parti cartacee, cioè i materiali che possono essere incollati senza difficoltà con la colla stick. Mi aiuto sempre con un pollice e l'indice per stendere bene la colla. Le parti invece
materiali plastiche come i bottoni e la stoffa, è necessario usare la pistola a caldo. In questo caso, magari vi fate aiutare da un adulto. Questo è il mio ritratto, ora vorrei vedere il vostro. Diversi sentimenti si leggono sul nostro viso: la paura, la gioia, la tristezza, la malinconia, la timidezza, il dolore, la sorpresa, il panico. Sarà meraviglioso tirarle fuori attraverso il linguaggio dell'arte. Allora, che ne pensate dell'attività? Siete pronti a preparare la vostra carta d'identità? Non abbiate paura di raccontarvi, a volte succede che in questo laboratorio ci si scopre davvero per la prima volta. Non mi resta che augurarvi buon gioco.